L'hai visto? Ho visto solo molto sangue, ecco. Ti invidio. Niente di che. Forse potresti dare un'occhiata su quando quei due saranno andati. Che ne dici? Che è morto, giusto? Quello lo so. Allora, abbiamo dei sospetti. Sospetti? Ma che sospetti? E cosa scriverai nel tuo rapporto? Che abbiamo...
abbiamo trovato uno degli uomini di Slack Joe morto in una pozza di sangue. E tu confermerai, io. Uomini, qualcosa non va. Sparpagliatevi e tenete gli occhi aperti. Ehi, un momento! Cos'è questa storia? Mi sono reso conto che pago sempre io il whisky. Chiudi il becco! Sai che non riesco a contare le monete. Imbarazzante.
luce. Che c'è? Hai delle informazioni sul mio uomo? Sentiamo un po'. John, sono Crowley. Mi registro in caso non tornassi. Avevi ragione. Qualcuno ti vuole morto. E vuole la distilleria e tutta la banda di Bottle Street. Non crederai mai di chi si tratta. Non volevo crederci. Per questo ci ho messo tanto. Ho voluto essere sicuro che... Ma cosa? No! 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 Così Crowley è morto. Peccato. Era uno degli uomini migliori. Comunque, avevamo un patto, e Slack Joe mantiene sempre la parola. Prendi questa chiave. Non è del Golden Cat, no. È la chiave del Captain's Chair, un albergo abbandonato da quando la peste ha invaso questa zona. Sali sul tetto dell'albergo. Da lì potrai entrare direttamente al Golden Cat. Vista? La parola di Slack Joe vale quanto quella di chi governa la città. Anzi, di più. Pensaci. Forse possiamo aiutarci di nuovo a vicenda. Potrei far sparire i Pendleton al posto tuo, in silenzio e senza ucciderli. Però ti toccherà restituirmi il favore. Il bordello riaprirà in pompa magna stanotte. Ci sarà un sacco di gente. Incluso il facoltoso mercante d'arte Bunting. Alcune signore mi hanno detto che ha dei gusti piuttosto particolari. Conserva un bel po' di roba interessante a casa sua. E l'unica cosa che mi manca è la combinazione della sua cassaforte. Ovviamente anche i Pendleton sono accampati lì da mesi. Non so perché. Ma significa che è un posto importante per la milizia e i soldati. Amico mascherato, portami la combinazione e io mi occupo dei fratelli Pendleton. Tutto qui. Non dovrai nemmeno toccarli. Ti prometto... che non li ucciderò e nessuno li rivedrà mai più. Direi che è un buon patto. Non saprei cosa proporti di meglio. Thank you.